Un caloroso saluto da parte di Pierluigi Pardo. Siamo al Santiago Bernabéu di Madrid, per noi italiani ovviamente. Non è uno stadio come tutti gli altri. Il profumo di Spagna 82 del Messi. Messi come al solito si libera del marcatore. C'è spazio davanti a sé. Attenzione! È stato lento, non ha visto forse il pallone partire, ma che confusione. Rodriguez, fuori gioco per Cristiano Ronaldo. Mascherano, c'è la prateria per andare, ecco il tiro, palo che respinge il pallone che è ancora in gioco. Hanno riaperto la partita col gol del pareggio. Colpo di testa imparabile, nulla da fare per il portiere. Potente e preciso. Questo è un giocatore che va marcato con estrema attenzione. Pericolosissimo nel gioco. Perez. Ha un'autostrada a disposizione. Occhio al tiro ed è rete! For Argentina in the 38th minute, number 11, Sergio Aguero. Pallo fischiato al giocatore del Real Madrid, sarà punizione. Arriva il giallo per il giocatore del Real, l'arbitro non aveva altra scelta. Dovrà frenare la propria foga d'ora in avanti. Intervento in scivolata, ma che prende nettamente le gambe dell'avversario, non il pallone. L'arbitro non poteva fare a meno di sanzionarlo per questo intervento duro ed evidente. Di Maria, e c'è la rete dell'Argentina. Ha trovato due gol, ha confermato la sensazione. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. 3-1 dunque alla fine dei primi 45. Fin qui partita perfetta, trasferta trionfale per loro, avanti di due gol. Grazie al gol si riparte con il Real Madrid che può battere il calcio d'inizio della ripresa. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Perez. Occhio al tackle. Cristiano Ronaldo. Agüero. Tocco di ritorno. C'è spazio davanti a sé. È solo, può andare in porta. Prova a andare. Il gol del Real Madrid. Il portiere davvero non poteva fare nulla qui. Erano due contro uno. È stato lasciato solo per Luigi. Ha dovuto solo appoggiare in rete l'assist del compagno. Molto facile. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. A metri a disposizione, a spazio, prova, la mette dentro e adesso è tutto in parità. Le sue straordinarie doti, le due squadre sono di nuovo in parità, davvero una partita che regala emozioni. C'è spazio per andare. Alla fuori si ripartirà in via dal fondo. Eccolo qui, intanto ci viene riproposto il gol segnato in precedenza. Tocco di testa. C'è il calcio di rigore dunque per l'Argentina. La mette dentro. Rigore calciato con sicurezza. Palla che finisce in rete. Far calciare un rigore a Lionel Messi è come me. 'Benzema. Duello molto fisico per il possesso di palla. Cerca la porta. Partita equilibratissima. Parità assoluta.
tripletta di Cristiano Ronaldo quasi non fa notizia. Partita che torna in equilibrio, dunque stiamo assistendo a un match fantastico. Avanza ancora l'Argentina. Ecco il tiro, palla in gioco. Ci sarà la rimessa del portiere. C'è la prateria per andare. Ecco il tiro. Gol fondamentale. Cambia tutto. Cristiano Ronaldo, uno come lui, può fare colpi di questo tipo. Ha dimostrato ancora una volta le sue enormi qualità. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Riconquista il pallone. Modric. Cristiano Ronaldo. Cerca la rete. E il pallone entra. Ed è gol. Non è certamente la sua giornata oggi.